Salve a tutti ragazzi da vostra Mazinga Z, bentornati su questa nuova settimana della Daily Weekly Fucking Motherfucking Challenge. Prendiamo il mio file personale e andiamo con una partitozza seedata da The Binding of Seed con il nostro caro amico Piccolo Giuda. Piccolo Giuda, allora, il seed della settimana è A1XW, che prima veniva, ho fatto delle partite di prova con altri seed di The Binding of Seed. Era giusto per assaggiare com'erano gli altri seed che davano tipo gli utenti. E no, sono incapace a ricopiare i seed, sono veramente incapace. A1XW K1 WQ, ci sono? Perfetto. Allora, sto ancora pensando seriamente se farla con Giuda. Cazzo, Giuda è un ottimo personaggio. Può morire con tre schiaffi, però, eh. È il problema di Giuda. Può morire veramente con tre schiaffi. Maddalena però è lenta. Caino, oltre ad avere il Lucky Foot, non serve a nulla. Sapete che vi dico? Io la faccio con Lazzaro. Ma perché no? Io me la faccio con Lazzaro. Vai! Vai di Lazzaro! Personaggio che odio, ma... Allora, pillole... Ho deciso tra me stesso di non usarle e... bene! Mam Sport, perfetto. Ogni tanto spara una lacrima gialla che aumenta la chance di... aumenta la chance... Che spaventa il nemico. È randomico il fatto che lo faccia, ma vabbè. Allora, dicevo, le pillole ho deciso di non usarle perché possono veramente mandarti a troia una run. Cosa che non voglio fare, quindi la pillola rimane qui a terra, perfetto. Non voglio andare giù, voglio andare dritto. Vediamo cosa c'è dritto. C'è una stanza, ok. Giuda probabilmente sarebbe stata un'ottima scelta, ma ho avuto veramente troppa paura di morire veramente giovane. Ok, boss, perfetto, perfetto. Mostro, ok, mostrillo, caro mostro mostrillo. Sicuramente farò meno danni di Giuda, ma sarò un uomo più felice probabilmente perché sopravviverò più a lungo. Ah, con Giuda probabilmente avrei già ucciso sta cosa. È un campione, quindi non so cosa faccia. Cioè, è un campione, sì, è un campione, mi sembra. Sì, è molto più grosso del normale. Probabilmente, boh, salta poco? Cioè, la maggior parte delle volte spara? Non so. Perché finora mi sembra che stia fermo lì a sparare. Ma comunque abbiamo trovato una chiave che è perfetto, perché il mio piano è entro in un piano, trovo la stanza di power up, basta, cerco il boss, fanculo il resto, non mi serve. Muori, ottimo, dammi qualcosa di buono. Wirecoat Hanger, sì, un ottimo tears up. Vai. Proprio we're on fire, forza. Cellar, ok, sì, ok, la mia rate of fire è estremamente buona. Ok. Mamma mia. Se fossi con Giuda sarei in... Dai, dammi qualcosa. Dammi due ragni, no grazie, andiamo di qui. Bene, stanza del power up, ottimo. Stanza del power up, ottimo. Ah, mi preoccupano le mosche cecchino, sinceramente, più delle mosche normale, perché possono inocularmi veramente in modo cattivo. Perché mi sparano da lontano le zoccole. Mentre ste qui mi devono raggiungere, sono estremamente lente. Quindi facciamo fuori prima le mosche cecchino. La stanza... Sembra molto più infida di quanto non sia, probabilmente non è così difficile, ma la tensione del fatto che se muoio ho perso, se muoio qui sono abbastanza sicuro di fare una figura di merda. Allora, anche perché sto registrando con il programmino di The Binding of Seed, quindi se muoio basta, è fatta, cioè il programmino è registrato e bonci. Anzi, adesso finisco la stanza e mi fate fare un controllino per vedere se sta effettivamente registrando i dati. Arrivo. Sì, ok, sta registrando tutto. Perfetto. Perfettissimo. Dente di mostro. Ecco, avessi avuto il libro di Belaya me lo sarei tenuto, ma il dente di mostro, soprattutto per i primi livelli, è un buon power up. Per i boss. Per i boss è molto... è ottimo per i boss. Perché fa veramente tanti danni a un boss.
Quindi sì, non male, non male, non male. Per ora non male. Non è il seed OP che di solito davano con i seed of the day. Ma non mi sto lamentando troppo. Ok, brutta stanza. Tanti ragni. Meno male che ho il fear shot. Cioè, non ho fear shot. Cazzo, ecco, fosse stato Giuda. Mio Dio. Sarei morto, fosse stato Giuda, sarei morto qui. Meno male che non sono... No, pillole. Dio me ne scampi delle pillole. Ho trovato il boss. Che figata. Che figata, sta andando tutto bene. Sta andando tutto ottimamente. Sto prendendo troppi danni però. Per la Peppa e la Peppina. Troppi danni. Qua non ho preso un altro veramente per non so quale divinità. Cuore rosso, ti ringrazio molto. The Haunt. Figlio di troia. Potrei morirci duro qua. Ma veramente, The Haunt. Non avendo danni aumentati è veramente un gran pezzo di me. Nel senso, è un boss difficile, cazzarola. Datemi qualcosa. Io spero veramente di trovare. Ok. Dente di mostro. Grande mostro. Vedete quanto gli ho tolto, mostro? Vedete che io è ottimo contro i boss, soprattutto dell'inizio. Ok, bravo, scatta. Schivato. E ci muori duro. Cosa mi dai? Wooden Spoon. Fatti con Satana, potrei farne. Guppy Sable e Book of Seven Sins. No, sono due patti di merda. Andiamo giù. Magari mi danno qualche buon patto con l'angelo, che sarebbe molto meglio. Cave 1. Andiamo su. Ok, stanza bruttarella. Ok, smettiamo di sparare quando facciamo le manovre, perché così non si allargano e mi inoculano di cattiveria. Ottimo, 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 ottimo. Andiamo avanti. Ok, tu... Aspetta che si alza. Tu sei uno di quei nemici che fa perdere tempo, ma per fortuna ci hanno perso poco. Andiamo avanti, TNT, soldi gratis, ok. Chemical Pill, è un damage up di una lacrima su due. Non è il massimo, ma... Grazie. Non so perché sto prendendo le monete, non ho intenzione di aprire gli shop. Quindi non so perché uso le monete, andiamo di qui. Ok, spero sia la strada giusta. Mi servirebbe una bomba, che non ho. Non ho e non ho intenzione di andare a cercare, Se la trovo, se la si trova bene, se non la si trova pace. Nessuna bomba, perfetto. Ok. Stanza non difficile, ma bisogna starci attenti. Perché sti stronzetti possono sparare in faccia. Esattamente come stava cercando di fare questo qui. L'ho visto, mascherina. Ah, non sei morto, Cigian, campione. Sei un campione, resisti un po' di più, hai ragione. Muori. Perfetto. Una runa. Figo. Cos'è? Ansuz Vision. Mi fa vedere la mappa, se non sbaglio. Se mi fa vedere la mappa è una figata. Mi può risparmiare tentativi di cercare la stanza del boss. Fichissimo. L'ho trovata la stanza del power up? Sì, l'ho trovata, ok. Quindi è il mio campanello d'uscita. Is my ringing bell. Posso andarmene. Pestilence. Dente di mostro. Boom. beh. Allora. Niente fatto, mi sa. Preso danno. Peccato. Diciamo che il fatto... di usare denti di mostro così, avere Pestilence praticamente subito alla fase in cui non... peccato. Niente fatto con Satana. Avere Pestilence subito alla fase in cui è inutile è stata una cosa ottima. Vai. Stiamo marciando proprio, stiamo andando veloce. Minchia, 6 minuti siamo già alle catacombe 2. Andiamo di qua. Brutto. Potenzialmente letale. No, vabbè, potenzialmente letale no, però brutto. Soprattutto brutto se si stronzetti qua quando muoiono. Ok, pillole, abbiamo detto di no. Soprattutto se si stronzetti qua quando muoiono, rilasciano i corpicini che continuano a sparare. Soprattutto in quel caso. Non lo stanno facendo. Ecco. Appunto. Non ci provare neanche. Andiamo di qui. Cacchette. Non ci provare neanche. Dovete morire. Ce lo facciamo a morire velocemente. Ok, bravissimo. Se non mi ha neanche fatto danno, ti voglio tanto bene. Forza. Ok, andiamo giù. Brutta stanza. Sì. I pipistrelli quando vanno in frenzy mi preoccupano tantissimo, perché non li so leggere. Non è che non li so leggere, non li puoi leggere, penso, quando vadano in frenzy. Quindi non sono buono a schivarli, è la cosa che mi preoccupa. Ma tu sei morto e mi hai dato una bomba, grazie caro. Dico cosa c'è? Oh, roba gratis. Ok, grazie. Perfetto, andiamo giù. Altri nemici. Forza. Bravissimo, spara bello lontano. Che io tiro a fianco. Sono una testa di minchia. Ho preso un danno così completamente gratuito. Andiamo di qua. C'è un negozio, c'è Lucky Sorn. No, dovrei prendere 4 danni per raggiungere Lucky Sorn.
È un vero peccato. Vision. Se Ansuz è veramente quello che credo, cioè mi fa dire la mappa, perché non ne so neanche di sicuro. Però Vision, credo che faccia quello. Me lo tengo per i piani più su. Non ho trovato la stanza del poveraccio. Cazzo. Dove può essere? Dove può essere la stanza del power up? Power up. Mi serve. No, la stanza del power up. Ho trovato la chiave comunque. La stanza del power up direi che mi è necessaria. Proviamo qui sotto. Sì, proviamo qui sotto. Dai, dammi una buona notizia. Buona notizia, perfetto. Così non sto a errare per delle ore. Voi Ani dovete morire. Grazie, cubo di carne, che mi hai parato il colpo degli Ani. Come li chiamano Rotus? E in effetti sono Ani. Forza, 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 forza. Mi serve un pochino più di danno perché così faccio molta poca strada. Ok, monetina chiave. Spider Revenge, credo. Spider Baby, Spider Revenge, sì, ok. Avevo capito in sostanza, ok. Ottimo, non ricordo se è quello che mi colpiscono e spawno ragni oppure colpisco io e spawno ragni. Non lo so, va bene. Boss, siamo in 8 minuti. Ottimo. The Wretched, dentro di mostro. Figata. Dentro di mostro for the win, ragazzi. Cioè, sapendo veramente che è una cosa così utile, anche se avessi avuto il libro di Belial, probabilmente avrei preso dentro di mostro. Fichissimo. E ci muori, vero? Sei morto, ok. Di patto, direi. Grande. Ti prendo dopo, che può essere Krampus. Non c'è Krampus, ma c'è la Goathead. Che io prendo. Grazie. Accetta la tua offerta. Cuore eterno. E andiamo giù. Buono, buono, buono. Abbiamo quattro cuori rossi. Abbiamo la Goathead. Siamo messi molto bene. C'è qualcosa di figo qua? C'è una cassa dorata che non so ad aprire. Ok. Non bellissima stanza, soprattutto se non sto attento al vis di sotto. Sono stato attento solo al vis in alto e alla testa di grid. Dai, su. Mi sa che spawnano quando prendo danni, È una figata non essere Giuda. Continuo a reiterare il fatto che sia una figata non essere Giuda. Ho tre bombe, perfetto. Quindi. Ah, no, c'è tinta quella. Ancora meglio, direi. Dai. Mi dà anche una chiave, quindi apro la cassa dorata che c'è dentro. La Wheel of Fortune. No. No, grazie, no. Andiamo giù. Panza dei power up. Fighissimo. C'è dentro. Tecnologia 2. No. No. Mi diminuisce il danno in maniera infame. No. Peccato. Peccato, un power up da buttare. Un vero peccato. Qualcosa. Non sono così sicuro di sprecare delle bombe per delle teste. Ne ho 6, ma mi possono servire per uccidere roba. No, facciamo che me ne tengo le bombe. Facciamo che vado di qua. Fico! Ah, no. Fico con calma, Allora. Brutta. Brutta cosa. Bruttissima cosa. Metti una bomba qui in mezzo. Ok, ne sono morti due. Metti un'altra bomba qui. Ottimo. Anche delle carte. Bene, vediamo quali carte sono adesso un attimino che uccido tutti questi qua. Muori, bastardo. Bravissimo, mattina. Carro e diavolo. Prendo il carro. No, prendo il diavolo. Andiamo. Oh, porca troia! Mostro! Su quello lì, ok, concentriamoci su questo. Oh, santa pupazza! Double Trouble di suo? Cioè, io non pensavo fosse legale un suo Double Trouble come quello di The Bloat. A quanto pare. Uno deve morire, ma tipo subito. Tipo, ok, uno è morto. Adesso è normale boss fight di. Come cazzo ti chiami? Dark One. Quindi adesso è gestibile. Ah, il Brimstone lo puoi sparare solo di sotto, se non sbaglio, no? È l'adversary, quello figlio di Troia, che lo spara in tutte le direzioni da ricerca, ok. Devi morire, devi morire, devi morire. Sei morto. Si è aperto anche il patto da quanto. Beh, sì, certo, la Goathead, sono un idiota. Sintotil. Ok, fico. Krampus, meno fico. Stavo pensando, dato che ho la Goathead, potrei tornare indietro e prendere il carro, nel caso ci sia Krampus. E io. No, perché dovrei prendere il carro? Mi dà la testa di Krampus, ok? Mi spiace, testa di mostro, sei stata. Sì, testa di mostro, buona. Mi spiace, dente di mostro, sei stato rimpiazzato.
Il carro è figo, ma Ansuz è più figo. Ci sono dei cuori in giro? No. Quindi niente, andiamo giù. Non mi piace perché non ho molta vita adesso. Non mi piace per niente. Ok. Andiamo giù. Andiamo su. Come ho detto. Oh, brutto, lungo e potenzialmente dannosissimo. Metto una bomba qui. Si sa mai. Colpisco qualcuno. Ho colpito qualcuno, ma ho anche evocato uno scheletro. Ok. Una fortuna che è morto senza rompere i coglioni. Forza, 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 forza. Il mio danno è veramente irrisorio e trascurabile, però. Mi dà un po' in culo sta cosa. Dai, ok. Un'altra bomba. Dai, dai, dai. Oh, Brutus, Brutus. Ultima mosca. Mano mancina? No, tengo l'estratto della Bibbia. In teoria dovrebbe aumentarmi la fede, quindi aumentarmi i cuori. Ma finora non ne sto trovando. Quindi potrei sempre dire una cazzata. Perché quello che so per certo è che tipo le perle di mamma aumentano lasciando trovare i cuori di fede. La descrizione è fade up. Quindi è la stessa, però mi sembra strano che Edmund abbia messo due trinket che fanno proprio la stessa identica cosa. Quindi boh, forse con questo trovo solo più patti con l'angelo che non posso avere perché ho sotto un patto con Satana. Non lo so. Brutta stanza. Cioè, potenzialmente, ecco, facciamo un attimo così. Giudizio, sì, ti butto dei soldi. Mi serve roba, mi serve vita, mi serve tutto quello che puoi darmi, brutto pezzo di merda, dammelo. Su, dammelo. Cos'è? Una carta? Il mondo! Usiamo. Beh, a questo punto direi che usiamo il mondo e teniamo visione. Il compass! Fico, fico, so dov'è la roba. È tutta di là. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo di corsa. Di corsa e di gran carriera, andiamo. Muori. Tu sei morto. Tu li stai raggiungendo. Qui c'è la stanza segreta. Dammi roba buona. Niente. Una chiave. Perfetto. Non entro nel negozio perché non me ne frega una minchia. Potevo tagliare comunque, potevo evitarmi delle stanze, ma va bene, va bene, va benissimo tutto lo stesso. Muori, 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 per favore, muori. Non mi hai neanche fatto danno, ti ringrazio per questo. Dove siamo? Necropolis, ho aperto, meno male che dentro ho avuto culo bestiale perché ho aperto senza volere e dentro c'era della vita. Necropolis 2, quindi mamma, no, ci sono le mani, ci sono le mani. Ah, se mi colpito dalle mani mi riportano all'inizio, quindi devo perdere un sacco di tempo. Ok, sono morte. Dicevo, devo perdere un sacco di tempo per tornare indietro. È andato tutto bene, brutta stanza. Ok, ne è morto uno solo però. Non mi piace. Tu cosa? Che runa sei te? Passaggio, mi fa saltare un piano tecnicamente. Bah, oddio. Oddio. No, vabbè, cioè mi servono i piani, devo potenziarmi. E andassi, potessimo andare all'inferno, dici salti quello di Eclipse così vai giù. Ma non posso andare all'inferno perché l'obiettivo è andare su. Morte. Vision. Harlequin Baby, niente di eccezionale, ma ok. Sapete cosa vi dico? Mi tengo morte e Vision lo lasciamo qui. Morte può essermi utile in caso di una stanza stronza. Questa non era bellissima, ma. Ho paura che nell'utero ci sono delle stanze veramente da figli di Troia e magari morte mi fa comodo. Non lo so. Ragazzi, non lo so. Compatitemi un attimo. Ok. Ho aspettato il momento in cui erano fuori più arti per colpire. Perfetto. Spostati. Colpiscila. Colpiscila. Merda, mi ha colpito. Ok, è morta. È morta. Dammi Polaroid. Patto con Satana, cosa c'è? Rotten Baby, ma neanche se mi dai dei soldi. Purtroppo poca vita, cazzo. Ho molta poca vita. Potrei morirci duro. Ah. Ok. Andiamo avanti. Il boss è di qua. Ottimo. Trollbomb che però non mi può fare raccogliere. No, non mi può fare raccogliere in nessun modo quelle bombe. Tu devi morire senza farmi danni. Bravo ragazzo. E tu mi dai un cuore rosso che ha l'uso. Va bene. Tu sei una brutta stanza. Sì. Cioè, no, Dio, non sei brutta, ma il mio significato di bella stanza è tutto un altro, eh. Una stanza con i Gurglings non è una bella stanza, e grazie, mi hai ricaricato la frase di Krampus. Grazie davvero. Così se c'è un boss stronzo, ce la uso. Ma anche se non c'è, mi sa che la uso lo stesso. Oh, mezzo cuore rosso. Chi c'è? Mr. Fred! No, minchia, Mr. Fred, è veramente un insulto usarci qualcosa.
È il boss più insulso di The Binding of Isaac, secondo me. Cioè, è pericoloso solo per questi cosi qua legati. Una volta uccidi. Diciamo che lo uso lo stesso. Cioè, una volta uccisi c'è poco pericolo, ma io ho poca vita. Quindi. Andiamoci giù forte. Dai, è forte. Smettetelo. Smetti di spawnare. Ok. Grazie. Dammi un cuore. Anche perché mi comincio a togliere un cuore a botta. Latchkey. Due chiavi, non so cosa me ne fa. Beh, rimarrà la cesta, quindi diciamo che può servirmi. Tre casse rosse, dammi qualcosa di buono. Ok, no, pillole non ci penso neanche. Andiamo così. Ah, santo piripillo. Allora, il boss è già qui? Minchia, non mi si ricaricherà. Fico, 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 fico. Posso. L'ho fatto per così. No, 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 non distruggere la cacca arcobaleno. Così se prendo danni. Brutta stanza questa. Non brutta da usare morte, ma brutta stanza. Dicevo, così se prendo danni, posso tornare qui velocemente, in modo da non morirci duro alla cattedrale, e riprendermi la vita. Sì che non è tanta, ma. Meglio che niente. Meglio che un calcio nelle balle. Allora, ho preso la Polaroid, è vero? Perché se ho preso il negativo potrei uccidermi con un rastrello. Allora, te che lasci Crypt devi morire subitissimo. Ok. Servirebbe del danno. Cioè, minchia, rendete conto avessi preso la tecnologia, cosa sarebbe voluto dire? Cioè, già non tolgo un culo. Pensate a quella tecnologia, che togli meno. Tecnologia va bene se non devi fare una speedrun, cioè se puoi prendertela molto con calma la tecnologia va bene. Oppure se fai tanto danno da poterti permettere di perderne un po'. O se le tue lacrime fanno schifo, cioè se è un buon tears up, perdere la tecnologia è un po' uno spreco. Perché la tecnologia ti diminuisce tantissimo. Ok, questa stanza non mi piace. Non è difficile, ma non mi piace. Madonna, aia. So. Porco. Ok, muori. Dammi la chiave. Ancora voi. Bruttiani maledetti. Sono già i cuori rossi, tra l'altro. Quanto minchia sparate adesso? Una monetina. Cosa me ne faccio? Lo sai solo tu. Che brutta stanza. No, no, vabbè, si è risolta. Si è risolta magnificamente. L'alta sacerdotessa. Tu cosa sai più? Morte. No, alta sacerdote. Mi manca una stanza. Cazzo, mi manca una stanza. Ok. Lo faccio per velocizzare la cosa. Mi manca una stanza, porco il clero. Mi manca una stanza, dai, 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 dai. Mi manca una stanza così posso usare la Krampus Head e sbriciolo mamma, forza. Dammi una stanza, ok. Speravo una più facile. Vabbè, ma non è malaccio, dai. Non è troppo difficile. Il problema è che spariscono. Sti cosi, perfetto. Testa di Krampus carica, andiamo a fare il bucio a Mytilips. Oh, vai, 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 vai. Quanto sono? 19 minuti. Beh, in confronto per i miei tempi è niente praticamente. Ma capisco che per i tempi di una speedrun non è il massimo, eh. Ah, non posso usare l'alta. Finché c'è qualcun altro su schermo, diciamo, non posso usare l'alta sacerdotessa. Maledetto stronzo. Colpisce anche. Ok, vai. Boom! Piedone. Perfetto. Comincia a schivare. Posso prendere due colpi, sono morto. Né di qua. Merda, un colpo. Ok. Sia santa la cacca. Ok, perderò del tempo, ma mi serve. Perché sennò muoio. Dammi morte. Sia sempre santificata la cacca arcobaleno. Oh, mamma mia. Mamma mia. Ci arrivo da qui? Ci sono arrivato. Quattro cuori. Ottimo. Non è tanto, non sono messo bene, non sono messo per niente bene, non sono neanche sicuro di battere Isaac. Cattedrale, forza. Miseria. Forza, 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 forza. Dov'è Isaac? Sopra. No. cazzo, è geografica. Stanza segreta. Sì! Sì! Così è carica. Perfetto, perfetto. Bene, bene, bene. Ok, brutto. Potenzialmente bruttissimo. Sono riuscito a non farlo diventare bruttissimo. Un urrà per me. Ok.
Ok, chissà che tempi hanno fatto i coreani degli altri ragazzi. Gesù, tu spari per la ricerca. Devi morire presto. Ok, sei morto. Grazie, cuore di fiamme. Oh! Morte. Non muoiono con morte? Oh Cristo. Cristo. Gli rimane molta poca vita, però io speravo di shottarli. Se lo sapevo, me lo tenevo ancora un po' morte. Vabbè. Sta stanza, gli altri ci metteranno una vita se non hanno morte a farla. Questa stanza qui, se non si rompono in mille pezzettini, non è brutta. Non vi state rompendo, la cosa mi piace. Non sono molto forte, cioè battere Isaac, oltre per il fatto che ho la Krampus Head. Cazzo, però. No, quanta vita ho perso. Cazzo, quanta vita ho perso. Ah, con qua, con tre cuori? No, ma c'è della vita indietro, mi sembra. C'è mezzo cuore. Mi basta. Avere quattro cuori, avere tre e mezzo non cambia assolutamente niente per Isaac. Ok, Isaac. Minchia. Pensavo molto di più. Essere sinceri, pensavo molto di più. Ok, forza. Seconda fase, di già. Quindi vuol dire angioletti. Forza. Una volta arrivati alla terza fase, la roba è già più in discesa, perché la terza fase... Non sono velocissimo, quindi devo avere il culo di essere nella posizione giusta per scappare. Devo cominciare a fare danni anche a lui, però. Perché, se no... cazzo, bambino Arlecchino mi sposta la bomba, perché spara a V, la stronza di merda. Esatto, però l'ho colpito. Merda, m'ha preso. Merda. Ok, terza fase. In là. Ok, uccidono anche i suoi angeli, davvero? Questa cosa non lo sapevo. Uccidi i tuoi angeli con i raggi. Fichissimo. Oh, questa cosa non me l'hai mai fatta, eh. Oh, non me la fare adesso che sono in challenge, pezzo di merda. Stronzo bastardo. È perché non togliendo nulla, non se ne va di qua, ok. Non facendogli niente, non facendogli danni, lui rimane qua. Lui se ne va presto qua, in questa fase, se gli fate male. Se non gli togliete un cazzo, lui rimane ed attacca, eh. Brutto. Vere giù da qui. Sarei morto perché ovviamente non avrei avuto la vita di qua. No. Ciao. Non è un bel seed. Cioè, nel senso, non è un seed molto facile. Non è un seed OP. Di solito erano OP i seed della... No! Ultima vita. Ok. Bombe. No, sei un pezzo di merda, se ne sei andato. Sei un gran pezzo di merda, lo sai. Ok, vai. Forza. Almeno arrivare alla chest. Devo. No, non ce la faccio. Non ce l'ho fatta. Ah, giusto! Resuscito! E resuscito qua. Minchia, non me lo ricordavo. Non mi ricordavo sta cosa. Sei di merda. Devi morire. Manca un colpo. Ne mancano due. Sei morto? Ok, cuore di fede. Andiamo alla chest. Non ucciderò Blue Baby, ma sono arrivato alla chest. Dipende anche molto da cosa trovo qui dentro, eh. No, vabbè, non ho vita. Ecco, però con la Giuda Shadow. Con la Giuda Shadow posso fare qualcosa. Clessidra, no, devo ricaricarmi la testa di Krampus. Con la Giuda Shadow posso fare meraviglie, perché già il danno mi ha aumentato perché sono morto essendo coso, essendo Lazzaro. In più, se muoio con la Giuda Shadow attivata, rinasco come Dark Giuda. A parte che adesso lascio la trial of coso quando prendo danni, vabbè, quello non è secondario perché non posso prendere danni. Comunque, rinascendo come Dark Judah il danno aumenta e mi sembra che naso con o due o tre cuori neri. Quindi non è male. Ce la fai a morire? Ok. Ce l'ha fatta a non colpirmi? Bravi ragazzi. Vorrei cercare di tenermi già la trasformazione in Dark Judah più in là possibile. Una chiave, che cazzo me ne faccio di una chiave? Quella stanza lì era... brutto! Bruttissimo! Brutterrimo! Il male! Questa stanza è il male! Ragazzi! C'è roba ovunque! E io non posso prendere danni, tra l'altro. Appunto. Non posso prendere danni. Ok, rinizio sotto. Ma io penso che ci muoio in questa stanza, eh. Ho tanta paura di morire in questa stanza. Ah beh, devo dire che quando subisco... Cioè, posso subire solo un danno prima di morire, ma il primo danno che subisco fa un po' male a tutti. E il fatto che faccia un po' male a tutti vuol dire che sicuramente shotta i Larry, che sono i...
che sono il grossissimo problema di questa stanza. E non so, anche i 900.000 mostro non aiutano, sicuramente non aiutano i 900.000 mostro, ma... Quindi a Dark Judah me lo sono giocato già così presto e sono già di nuovo a un cuore. Non posso raccogliere quei rossi. Mi e vabbè! Ma che cazzo di seed avete... Sono morto. Ok, vabbè ragazzi, questa è la mia partita. Non sono riuscito a far vedere il tempo, porco Giuda. Perché nel caso non registri, bisognerebbe far vedere il tempo. Vabbè, spero abbia registrato e comunque il tempo lo si calcola con quanto ho registrato, non ho mai messo in pausa. Ok ragazzi, quindi questo è il mio tentativo. Tra poco, cioè dopo la chiusura di questo video, ci sarà ovviamente quei 10 secondi di outro dove ci saranno i video degli altri canali e la classifica della settimana scorsa. Quindi, alla prossima ragazzi, ciao!